Ecco, domenica scorsa abbiamo avuto questo ammonimento dal Signore attraverso la parabola del ricco stolto. Stolto, questa notte ti sarà richiesta la tua vita, quello che hai preparato con tanta lavoro, di chi sarà? E poi, così è. Di chi accumula per sé e non arricchisce presso Dio. Quindi c'è come un invito implicito di arricchirci davanti a Dio. Ecco, il Signore non ci vuole miseri, la povertà, il distacco dei beni materiali, è perché possiamo concentrarci su questa misteriosa ricchezza davanti a Dio, che è la vita di Dio, la vita eterna, una famiglia di figli di Dio generati ed educati con il suo aiuto, che quando tu entrerai in Dio, al termine della vita terrena, saranno veramente la tua gioia, la tua gloria, la tua corona. San Paolo dice: aspetto la corona di giustizia. Questa corona di giustizia non è una semplice lode che Dio ti fa a voce, ma è la famiglia di Dio generata dalla tua carità, dal tuo apostolato. E quindi l'invito è di aprire la mente e gli occhi a questa strada di ricchezza secondo Dio, che è ciò che resterà. Quando tu morirai, potrebbe essere anche domani, non te lo auguro perché il tempo è prezioso per crescere nel bene, ma quando tu morirai, che cosa porti nella vita eterna, nella vita futura? Porti forse la bella casa che hai fatto con tanta fatica? Porti i titoli di studio e la cultura che hai acquisito? Porti l'esperienza professionale, porti i soldi in banca o le case che lascerai? No, nulla, e neanche direttamente gli affetti. Ciò che noi portiamo di là, la nostra anima, va nuda così, va nuda davanti a Dio con la carità che si è sviluppata. Il grado di amore, il grado di amore, che è anche il grado poi della beatitudine e della felicità. E in questa carità poi ci sono i frutti, che sono i figli di Dio nati da questo amore che tu hai sviluppato. Ora, questo messaggio di domenica si collega bene a quello che il Signore ci dà nel Vangelo di oggi, da Matteo 16, la famosa confessione di Cesarea di Filippo, in cui Gesù prima chiede che cosa dice la gente di me, e gli dicono tante cose, ma Gesù non si accontenta. Voi chi dite che io sia? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Di questo frammento di dialogo, la parte più importante, almeno per noi adesso, è questa domanda di Gesù. Per voi chi sono io? Per te chi sono io? Gesù vuol sapere non solo cosa pensiamo di lui, ma che noi siamo qualcuno per lui. Il segreto del paradiso della santità è questo rapporto vivo con Gesù. Se Gesù per te ancora rimane un'idea, magari un codice morale da seguire, è troppo poco. Gesù vuole una relazione personale con te, profonda, come quella che hai con un amico, con un fidanzato, con uno sposo e di più, con la mamma, col papà e di più. Una relazione personale. Mi ha sempre tanto impressionato quello che si dice in Matteo 7, quando Gesù dice:
che non si va in cielo se non si fa la volontà di Dio. Molti in quel giorno verranno e mi diranno: Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome? Non abbiamo scacciato demoni nel tuo nome, non abbiamo fatto molti prodigi nel tuo nome, ma io dirò: allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Cosa manca a questa gente che ha fatto tante cose nel nome di Gesù per ricevere un giudizio così grave, così scioccante, una cosa proprio? Allontanatevi da me, operatori di iniquità. Manca il rapporto personale con Gesù. Gesù vuole un rapporto vivo con noi. Lui vuole essere qualcuno per noi, non semplicemente un nome, diciamo, in cui noi troviamo la forza per fare il bene. Troppo poco, troppo poco. Una relazione personale. Voi chi dite che io sia? Io chi sono per te? Ecco, questa è la grazia anche di oggi per poter andare avanti. Adesso vi benedico. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti ringrazio con tutto il cuore per questi amici con cui fare questo cammino di santità insieme. Voglio, Signore, che ci aiuti a recuperare il tempo perduto. Voglio anche una nuova amicizia con te, o oh Signore, un'amicizia più profonda. Fa che nel nostro cuore nasca questo desiderio di conoscerti di più, di ascoltarti e di vivere in comunione con te. Ti chiedo anche perdono che tante volte abbiamo fatto la messa in modo superficiale. Fa che la comunione che faremo sia un alimento di questa amicizia profonda con te. Aiutaci a spendere almeno oggi per la nostra santità, ad avanzare nel bene e custodisci la nostra mente dai pensieri di morte, che ci fanno perdere tempo nelle vanità del mondo, Signore. Aiutaci, Signore, a pensare le cose belle di cui tu ci parli e a riempire la memoria della tua parola e delle tue opere. Signore, tiraci fuori da questo mondo così agitato e convulso che quasi ci soffoca. Per questo benedico i tuoi figli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, vi confido un desiderio che poi preciserò meglio in giornata. Oggi è la memoria in tutta la chiesa di San Domenico di Guzman. Allora, pieno di gratitudine al Signore per averlo suscitato nella chiesa e darci anche la possibilità di festeggiarlo, voglio fare un incontro di preghiera in suo onore questa sera alle ore 21. Vi dirò attraverso WhatsApp, attraverso Roberto, se si svolgerà nella parrocchia di San Domenico qui a Messina oppure nella nostra cripta. E vi auguro una santa giornata.